Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. In questo video voglio portarvi un'altra analisi di bilancio, questa volta della società 3M, società americana che produce un numero enorme di componenti e di pezzi necessari per la produzione industriale. Sto parlando di etichette, sto parlando di dispositivi che permettono di operare, perciò attrezzature, strumenti, cose di questo tipo. 3M è una società di dimensioni enorme, ve le mostrerò all'interno di questo video dell'analisi di bilancio e alla fine del video vedremo se ho acquistato azioni della società 3M e qual è la valutazione, cioè il fair value della società. Altro dato che è sicuramente da considerare, 3M distribuisce dei dividendi da oltre 50 anni in maniera crescente e fa parte di quelle società, di quel gruppo di società chiamato Dividend Aristocrats, ovvero un gruppo di società che rispetta dei determinati requisiti per quanto riguarda i dividendi, periodo di distribuzione, crescita continua, nessun taglio di dividendi per un periodo continuato, e questi requisiti, che non sono sicuramente semplici da ottenere, sono sinonimo di grande qualità di un'azienda. Per chi dovesse essere nuovo sul canale, io mi chiamo Leonardo, investo nei mercati da oltre 2 anni e tramite questo canale YouTube parlo di ciò che faccio io e del mondo degli investimenti da oltre 3 anni. Se sei nuovo, beh, ti invito ad iscriverti e attivare la campana di notifica per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Ogni tanto porto delle analisi di investimento di azioni e di società su questo canale, perciò se ti interessano, beh, cosa aspetti? Iscriviti pure. Adesso andrò a PC e vi mostrerò il bilancio di 3M, farò un'analisi assieme a voi e cercheremo di capire se acquistare 3M in questo momento potrebbe essere una buona mossa oppure no. Partiamo con l'analisi di bilancio di 3M per l'anno 2021. È uscito da poco l'annual report per quanto riguarda lo scorso anno e perciò vediamo qui i numeri e le cifre da considerare nella valutazione della società. Di cosa si occupa e cosa vende 3M? Ne ho parlato precedentemente all'interno di questo video. Come potete vedere, si occupa essenzialmente di tutti quei prodotti relativi al settore lavorativo, il settore industriale, quindi dispositivi di protezione individuale, abrasivi, adesivi, componenti hardware addirittura, etichette. Tutti strumenti che servono nella vita quotidiana di un qualsiasi lavoratore, penso in un'azienda industriale. Ma ci sono tantissimi prodotti, come le mascherine, come prodotti relativi alla protezione contro il Covid, ad esempio, che hanno permesso alla società di aumentare il fatturato. Andando a vedere il bilancio, 3M ha fatturato nel 2021 35,4 miliardi di dollari. Perciò stiamo parlando di una di quelle società americane enormi, con giri d'affari veramente importanti. Togliendo tutte le spese relative all'operatività della società, si arriva a un operative income pari a 7,4 miliardi di dollari e un net income finale pari a 5,9 miliardi di dollari. Ecco che andando a considerare l'earning per share diluito, otteniamo un EPS pari a 10,12 dollari per azione. Questo numero di per sé non significa assolutamente nulla. In questo momento il prezzo delle azioni di 3M è attorno a 150-160 dollari, oscilla attorno a questo range, e perciò parliamo di un rapporto PE che va da 14 a 18. Andando invece a valutare lo stato patrimoniale, il balance sheet per quanto riguarda 3M, vediamo che gli asset correnti in questo momento, a fine 2021, in realtà erano pari a 15,4 miliardi di dollari e asset totali sotto gestione della società pari a 47,1 miliardi di dollari. Perciò la società ha dimensioni veramente enormi. Non stiamo parlando di società da 1 triliardo di dollari, come possono essere Apple o Google, però stiamo parlando comunque di una società veramente enorme per quanto riguarda le dimensioni, per quanto riguarda il giro di affari, mentre le passività totali sono circa 32 miliardi di dollari. Ecco che l'equity, ovvero la differenza tra asset e passività, è vicino ai 15 miliardi di dollari, 15,1. Andiamo a vedere il cash flow statement e la società, per quanto riguarda le attività operative, nel 2021 ha avuto un cash flow positivo pari a 7,5 miliardi di dollari, di cui quasi 6 dovuti al net income della società, che poi viene modificato nuovamente riaggiungendo le quantità tolte per arrivare al net income, ma che non hanno comportato uscita di denaro, e togliendo le quantità che non sono state considerate per il calcolo del net income, ma che poi hanno comportato un dispendio di denaro. Penso ad esempio all'acquisto di inventario, perciò stiamo parlando di quasi 1 miliardo di uscita di cash flow, che però nel calcolo del net income non era stato considerato. Invece nel calcolo del net income era stata considerata la compensazione sulla base di azioni per il personale, ad esempio, pari a 274 milioni di dollari, e qui viene riaggiunto a questa quantità
perché il cash flow positivo dell'operatività non può considerare questa spesa fantasma. Passando al cash flow dell'attività di investimento, ci accorgiamo che abbiamo un cash flow negativo, quindi i soldi generati dalla società vengono utilizzati in questo modo e attraverso le attività di finanziamento. Per le attività di investimento abbiamo una perdita di cash flow pari a 1,3 miliardi di dollari, di cui buona parte è dovuta all'acquisto di equipaggiamento e strutture, 1,6 miliardi di dollari, e poi una piccola differenza data dall'acquisto e dalla vendita di strumenti finanziari. Infine, una delle parti più importanti, secondo me, del bilancio di 3M, le attività di finanziamento e come si comportano in riferimento al cash flow. Ovvero vediamo che c'è un cash flow in uscita per le attività di finanziamento pari a 6,1 miliardi di dollari, di cui 3,4 miliardi di dollari sono dividendi pagati agli azionisti nel 2021. In più, la società non ha compensato gli azionisti solo in questo modo, ma è andata anche a pagare gli azionisti indirettamente utilizzando della liquidità per acquistare delle treasury stock, ovvero è andata ad acquistare azioni proprie, le ha inserite nel proprio bilancio, se vogliamo, e le ha così escluse da tutti i calcoli per quanto riguarda i dividendi per azione, per quanto riguarda gli utili per azione, e questi sono i lati negativi, ma anche per quanto riguarda la quota di proprietà. Ancora una volta, siccome la società ha acquistato azioni proprie, una singola azione detenuta da un azionista 3M varrà di più come quota di possesso della società. Infine, l'altra uscita di denaro di tipo finanziario è il ripagamento del debito, pari a 1,1 miliardi di dollari. Perciò il denaro generato da 3M nel 2021 è stato utilizzato tutto, se vogliamo, a favore degli azionisti. Dividendi, riacquisto di azioni proprie e ripagamento di parte del debito. Analisi orizzontale. Andiamo a vedere come si è comportata 3M nel corso degli scorsi anni. In realtà voglio partire con uno dei dati più importanti della società. Come vi dicevo all'inizio del video, 3M è una delle società che fa parte delle Dividend Aristocrats, ovvero quelle società che distribuiscono dei dividendi solidi da oltre 25 anni. E per quanto riguarda lo storico di dividendi di 3M, vediamo che già dal 2002 in questo grafico, sto utilizzando Macro Trends, ve lo dico perché molti di voi mi chiedono nei commenti quale è questo sito, potete utilizzarlo tutti, è gratuito. Si vede come la curva del dividend payout, ad esempio questa qui centrale, è crescente. Dal 2002 è stata sempre crescente e il payout è cresciuto anno per anno, ma anche trimestre per trimestre. Se vediamo lo storico dei dividendi pagati dalla società per quanto riguarda 3M, in realtà ci accorgiamo che c'è uno storico enorme di dividendi pagati, e se ritorniamo al primo dividendo, arriviamo al 1977, c'è stata una continuità di pagamento fino ad arrivare al 2021, 2020 e 2022. Ci accorgiamo quindi che nel 2020 per ogni azione un azionista ha ricevuto 5,88 dollari divisi in 1,47 dollari ogni tre mesi. Nel 2021 1,48 dollari ogni tre mesi, nel 2022 1,49 dollari. E questo è un aumento anno per anno che nel tempo ha portato ad una curva di questo tipo. Una curva veramente interessante per chi è alla ricerca di dividendi. Per quanto riguarda le attività finanziarie, vediamo che le revenue sono aumentate parecchio nel 2021, come ci si poteva attendere per quanto riguarda la vendita di mascherine, dispositivi di protezione dal coronavirus soprattutto. E perciò, per quanto riguarda il 2022 e gli anni successivi, non sono così sicuro che la società riuscirà ad ottenere lo stesso flusso di ricavi che ha ottenuto nel 2021, staremo a vedere. Per quanto riguarda il net income, altro dato importante, c'è una crescita solida, non così marcata, ma comunque solida negli anni dal 2012. E per quanto riguarda l'earning per share, vediamo che è in continua crescita e questo è un valore chiave per qualsiasi azionista, perché è relativo ad una singola azione. Per ogni azione, un azionista nel 2012 guadagnava circa 6 dollari, nel 2021 ha guadagnato 10,12 dollari. Per quanto riguarda il balance sheet, gli asset della società sono aumentati soprattutto negli ultimi tre anni, ci sono stati grandi investimenti da parte della società, 19-20-21 hanno un picco per quanto riguarda gli asset gestiti dalla società. Per quanto riguarda le passività c'è un aumento che riflette la continua espansione e crescita di 3M. Per quanto riguarda l'equity della società, abbiamo un andamento abbastanza oscillante. 2013-2012 era molto alto, 18 miliardi, fino ad arrivare al minimo del 2018 al di sotto dei 10 miliardi,
fino al 2021, con un equity superiore ai 15 miliardi di dollari. Prima di vedere la valutazione del titolo e di vedere se ho acquistato o meno questa società, azioni di questa società, vi voglio parlare di XTB, la Masterclass 2022, che si terrà tra un paio di giorni, il 30 marzo alle 17, e alla quale quest'anno non parteciperò io purtroppo. E per chi mi segue già da un po', saprete sicuramente che l'anno scorso ho partecipato alla Masterclass di XTB. Quest'anno il format è un po' diverso, ci saranno anche dei premi, e in realtà vi lascerò il link in descrizione con il quale iscrivervi, perché chi sarà iscritto XTB anche senza versare soldi, quindi se volete iscrivervi fatelo e non utilizzate XTB in questo modo, potrete vincere dei premi. Ad esempio ci sarà un quiz all'interno della masterclass nel quale guadagnerete punti e otterrete fino a 3 premi. Il primo premio sarà un corso sull'azionario, il secondo e il terzo premio saranno degli accessi al Macroverse gratuiti per 6 mesi e 3 mesi rispettivamente. Perciò se siete interessati a seguire la masterclass, iscrivetevi utilizzando il link che trovate in mia descrizione, potete seguire la masterclass e vincere, perché no, anche qualche premio interessante. Parliamo adesso di valutazione della società 3M. Avendo visto come si è comportato in passato, come è strutturato il bilancio in questo momento, andiamo a vedere qual è la valutazione rispetto al cash flow, rispetto alle potenzialità future della società e il valore reale, il prezzo giusto, se vogliamo, di acquisto della società. Ovviamente questo non può essere l'unico metodo di valutazione, vi porto uno dei tanti metodi di valutazione che sono presenti online o uno dei tanti che potete utilizzare anche voi. Sto parlando di Simply Wall Street, e in questo caso la valutazione secondo Simply Wall Street, che utilizza dei metodi di discounted cash flow, è al di sotto del 46% rispetto al fair value di $279 per azione. Il prezzo corrente delle azioni 3M è $150, come vi dicevo prima oscilla attorno a questo valore, in realtà oscilla attorno al $155 ultimamente, e perciò in questo momento acquistare le azioni di 3M sembra un buon affare, anche se ovviamente questi non sono assolutamente consigli finanziari da parte mia. Come sempre fate le vostre ricerche, i miei non sono consigli o suggerimenti di investimento, valutate bene dove investire i vostri soldi, perché li guadagnerete sicuramente con fatica e non vorrete assolutamente buttarli via sprecandoli senza motivo. Perciò fate attenzione ai vostri risparmi e valutate bene quando acquistate azioni se siete sicuri oppure no che il vostro investimento potrà andare quantomeno non troppo male. A questo punto abbiamo tutti i dati a disposizione di 3M, del bilancio, possiamo iniziare a fare la Rush Analysis, ovvero l'analisi dei rapporti finanziari. Come potete vedere qui sotto ho riportato il prezzo attuale delle azioni, tutti i dati del bilancio, e a questo punto viene fuori che il current ratio della società è pari a 1,70, superiore a 1, quindi piuttosto interessante, anche se in realtà la società non è coperta così bene a breve termine, dovrebbe essere superiore a 2 per essere ottimale, almeno secondo quanto riporta Benjamin Graham nel libro L'investitore intelligente. Il return of equity è pari al 39%, quindi un rendimento veramente interessante. Il return of asset era pari al 12,58%, mentre il margine di profitto netto è pari al 16,75%. Non così alto se confrontato con altre società di cui ho fatto l'analisi del bilancio in passato. Il price to book ratio è pari a 5,72, quindi piuttosto elevato, nonostante il prezzo di 3M sia abbastanza ridotto dal punto di vista di una valutazione di tipo di discounted cash flow. Perciò, come vedete, ci sono dei dati contrastanti per quanto riguarda questa società. Il rapporto PE è pari a 14,59, quindi come vi dicevo prima balla tra un valore di 14 e 18 ultimamente. Debt to equity ratio pari a 2,11, perciò il debito è pari a 2 volte l'equity, una posizione di indebitamento abbastanza controllata per quanto riguarda 3M. Un rendimento da dividendo pari al 4,02% in questo momento e un payout ratio pari al 58,62%, perciò il dividendo, almeno in questo momento, è piuttosto sostenibile da parte di 3M. A questo punto veniamo alla domanda, ho acquistato azioni 3M oppure no? Come potete vedere ho acquistato azioni 3M e le ho acquistate ad un prezzo di $147,61 per azione. In questo momento il prezzo si aggira attorno a questa cifra, perciò non sono né in profitto né in perdita. Ho acquistato azioni su XTB, come potete vedere, qui sotto vedete il mio portafoglio con tutte le posizioni,
questo momento Meta è messo piuttosto bene, più 12%, Alibaba perde il 13%. Il costo sostenuto per questo acquisto è pari a zero per quanto riguarda le commissioni, c'è un tasso di cambio pari allo 0,5% del valore investito, ho utilizzato euro, perciò la conversione euro-dollaro mi è costata lo 0,5% sul tasso di cambio e in questo momento questa è la mia posizione del portafoglio. Come potete vedere ho un valore dell'account pari a 8.016 euro, di cui circa 40 euro sotto forma di liquidità. Ecco quindi la valutazione di 3M e sì, beh, ho acquistato azioni della società. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento sotto a questo video, fatemi sapere inoltre se parteciperete alla masterclass di XTB e se utilizzate questo broker, cosa ne pensate, sempre con un commento. Infine, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like e se pensate che possa aiutare diverse altre persone, beh, condividetelo con quelle persone. Grazie mille per aver guardato, noi ci vediamo al prossimo video. A presto!